La gara di andata è un brutto ricordo da cancellare. La corsa al secondo posto è la portata di un Milan capace di vincere 4 delle ultime gare di campionato. Dal centro sportivo Vismara Puma, House of Football, un caloroso saluto e buon Milan Pomigliano da parte di Francesco Specchia. Guagni, non c'è fallo, non fischia il direttore, allora Guagni con intelligenza dietro per Grimshaw. Il palo, la palla che resta lì, danzante davanti alla linea di porta, difesa con fortuna in questo caso da Sara Setigna. Adami. Buono. L'accelerazione di Adami, anche la palla verso Bergamaschi. Solo profumo di gol. Gran palla qui proveniente dalla destra. Terzo tempo di Bergamaschi. Palla alta. Grimshaw, pallone diretto in porta e quasi beffa Sara Settinia. Cristi Grimshaw con un traversone tagliato, collo esterno destro, la palla che gira verso la porta. Ancora l'apertura per Martinez che salta, secca il pallone dietro, paratona di Giuliani. Pomigliano vicino al vantaggio. Apertura per Martinez. Attenzione all'inserimento. Ancora Pomigliano vicinissimo al gol. Guagni chiama palla Piemonte, il pallone per lei, il controllo al limite. Piemonte la conclusione, Dubkova aspetta un movimento e prova il gol a giro sul secondo palo. Settigna dice di no, bella giocata di Dubkova. Goodney sul portiere e il pallone che entra e arriva il gol del Milan. Dovrebbe aver segnato Piemonte in mischia o un autogol, quello che conta che il Milan passa e riesce a scardinare la difesa di un Pomigliano chiusissimo. 69esimo scoccato in questo momento, Milan 1 Pomigliano 0. Ancora Martinez per Corelli, dall'altra parte a Morim, attenzione, il paratone di Laura Giuliani che abbassa la saracinesca ed è ancora decisiva con una parata che mantiene il parziale di 1-0 per il Milan. Noyen apre bene verso Arnadottir che non ha sostegno. Deve superare l'avversario, molto bene per Dubkova. Ancora Goodney in area di rigore, Arnadottir fa tutto da sola! A metà tra il gol e l'assist per Piemonte da pochi millimetri. Finisce qui, il Milan vince, una partita sofferta, per questo ancora più gustosa. Tre punti pesantissimi contro un avversario sempre tosto. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.